Abbiamo fatto, secondo me, primo tempo giocavamo a sfavore di vento, non era facile neanche andarle a prendere. Allora abbiamo provato ad aspettarli un po' più indietro. Abbiamo avuto 3 o 4 ripartenze, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, siamo riusciti a fare cosa una punizione e dopo loro su un'azione ci hanno pareggiato, dopo su un calcio d'angolo, insomma, una punizione laterale, abbiamo dato una traversa. E quindi dopo, fine primo tempo, dopo il secondo tempo io credo che l'Ischia, al di là della traversa su punizione che hanno preso, non si sono mai affacciati alla nostra metà campo, negli ultimi 5 minuti di partita. Abbiamo fatto una grande, secondo me, a livello di intensità, poi dopo alla fine noi sbagliamo l'ultimo passaggio, il tiro, le cose, ma l'Ischia, se tu vai a vedere, il portiere ha fatto 2 parate, secondo tempo abbiamo avuto 30 volte la possibilità di andare a fargli gol. E questa è una cosa che dobbiamo migliorare, però poi dopo ci deve stare anche il calciatore. Noi lavoriamo anche su queste cose qua, però poi dopo ci vuole il calciatore che faccia la scelta giusta, perché poi dopo non è che gli posso insegnare a fare la scelta giusta. Però sono contento, i ragazzi sono stati incredibili. Secondo me una delle migliori partite, proprio per intensità, per voglia, per determinazione, sono venuti sempre avanti. Il secondo tempo i due difensori centrali hanno fatto una grande partita, Valigrano il secondo tempo molto bene, il primo tempo ha sofferto un po', a metà campo bene tutti, quindi oggi sono contento che ci dà tranquillità, ci dà consapevolezza. Mi auguro che insomma ci sia un proseguo così, perché noi dobbiamo essere questi, non dobbiamo mai mollare la presa, dobbiamo essere sempre questo tipo di calcio, di aggressività, di correre in avanti e poi dobbiamo mettere la qualità e fare la scelta giusta alla fine.